Grazie, intanto grazie a MGA, grazie al sindacato forense, grazie alla CGIL e ad Apica, perché questa sera, fatemi dire ancora una volta, siamo qui per porre un'attenzione doverosa, giusta, a lavoratori e lavoratrici che in questi anni, come dire, sono avvocati, avvocate, sono lavoratori e lavoratrici per l'appunto che però vengono in qualche modo diciamo lesi nei loro diritti o dei diritti che dovrebbero avere perché sono avvocati a tutto tondo, ma naturalmente sono sotto la monocommittenza e dunque sono considerati lavoratori autonomi. Lo dico perché in altri paesi d'Europa, penso alla Francia, dove esiste l'avvocato sans-papier, penso a altri paesi d'Europa, esiste la figura dell'avvocato dipendente, non esiste nel nostro paese la definizione esatta di questi lavoratori è precari, ancora una volta. E quello che invece noi abbiamo bisogno, soprattutto ne hanno bisogno oggi, guardate, ancora di più nel mondo delle professioni, nelle professioni che cambiano, di dare una stabilità, anche una nuova idea di nuovi diritti a quei lavoratori e a quelle lavoratrici. Allora, con questo spirito, la proposta di legge, diciamo, che avevo già depositato e che è figlia di un lavoro collettivo, ci tengo a dirlo naturalmente, per questo ringrazio in modo particolare appunto chi è al mio fianco, perché? Perché credo che quello che dobbiamo fare noi è ascoltare la società, quello che accade nel paese cosiddetto reale, nel mondo del lavoro reale e essere portavoci in questo senso di istanze crescenti. Parliamo di platee crescenti di lavoratori e lavoratrici, ripeto, che chiedono giustamente che ci sia una modifica all'articolo 19 della legge alla 247, 247 sì, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato. Abbiamo la necessità, io penso, proprio di riuscire a uscire da questa situazione, lo dico perché nella scorsa legislatura avevamo finalmente, no, come sempre, lo dico a voi, io ormai sono al decimo anno di Parlamento, credo che sia compito della politica provare a rompere lo status quo di una situazione, denunciare quello che accade nella società, come è cambiato il mercato del lavoro, voi lo potete raccontare coi dati più e meglio di come posso farlo io, e cambiare dunque il sistema delle norme che sia al passo coi tempi e che sia a sostegno, ripeto, dell'occupazione e della buona occupazione e dunque favorire le professionalità che servono a questo Paese. Per fare questo bisogna modificare le norme che non funzionano più, bisogna evidentemente che ci sia una discussione forte, io credo che lo sforzo fatto in questi anni è stato aprire quella discussione, una discussione che naturalmente, proprio perché eravamo arrivati a una discussione all'interno della Commissione Giustizia, anche qui fatemelo dire, nelle istituzioni arcaiche della Repubblica si discute di questo argomento solo in Commissione Giustizia, peccato che sia un tema di lavoro e io quindi insisto, e da vicepresidente della Commissione Lavoro, insisto che questo è un tema che riguarda lavoratori e lavoratrici prima di tutti, naturalmente la professione dell'avvocato, ma è un tema di giustizia, è un tema, ripeto, di precariato diffuso che dobbiamo arginare e non lo dice la Gribaudo del PD, lo dice anche la Banca d'Italia. In questo paese esiste un tasso di precarietà che danneggia anche lo sviluppo economico. Allora, se vogliamo davvero lavorare nell'interesse del paese, dobbiamo modificare le norme che non funzionano. Per farlo abbiamo bisogno appunto di correggere quello che non funziona. Ripeto, in questa proposta poi l'articoliamo e lascio spazio, diciamo, a chi con me ha contribuito in modo sostanzioso alla scrittura di questa norma, che ripeto è già stata presentata, era arrivata a un punto di discussione all'interno della Commissione Giustizia, poi si è arenata anche a causa della caduta del governo. Dunque, pur avendola depositata, presentata ormai un anno fa, visto che non ha sortito particolari effetti nella discussione politica, abbiamo pensato di presentarla ufficialmente nella sala stampa della Camera dei Deputati e per questo vi ringrazio. Ringrazio Cosimo Matteucci e naturalmente tutta MGA per il lavoro prezioso che viene fatto e so quanto è faticoso, tra l'altro, svolgere una funzione di sindacato in questo tempo e ancora di più, fatemelo dire, nel mondo delle professioni. Quindi davvero senza retorica, grazie. Lascio la parola a Cosimo Matteucci.
Grazie Chiara, grazie a tutti e a tutti, grazie innanzitutto per esserci ancora questa volta sul fronte delle professioni, sul fronte del lavoro autonomo e specialmente sul fronte dei lavoratori e delle lavoratrici di questo settore, delle fasce più deboli della categoria. Grazie alla CGIL con cui collettivamente è stato fatto un grande lavoro che riproponiamo insieme. In questa legislatura ci siamo, stiamo resistendo. Il merito di questa proposta è stato proprio quello di rilanciare un dibattito su un tema che molte volte, specialmente nei congressi, era totalmente inascoltato, totalmente inevaso. Il tema del lavoro, dello sfruttamento del lavoro all'interno degli studi legali, il tema della monocommittenza che oggigiorno raggiunge dei numeri assolutamente più gravi rispetto a quelli che erano nel passato. Uno dei meriti del lavoro che collettivamente è stato fatto è quello di rilanciare un tema sul quale sono state poi prodotte tutta una serie di lavori e di studi. L'ultimo, mi riferisco ad esempio al rapporto Censis sull'avvocatura, che ha analizzato ancora una volta non soltanto il dramma reddituale, degli avvocati e degli avvocate, ma, la questione del lavoro monocommittente. Ancora una volta la Cassa Forense, con l'ultimo lavoro, quello più aggiornato, con uno studio sulla monocommittenza, che ancora individua quelle che sono le difficoltà di questi lavoratori e di queste lavoratrici. Partiamo da una premessa che è difficile un censimento di questa categoria di lavoratori, specialmente perché si tratta di lavoratori che molto spesso lavorano totalmente a nero. Quindi si parte già da questa premessa. Il dato statistico che emerge dallo studio fatto dalla Cassa Forense è un dato che quindi si basa esclusivamente sulle dichiarazioni dei redditi. Sulla base di questi dati emerge un elemento che porta il numero delle lavoratrici e dei lavoratori monocommittenti a quasi 14.000 su 240.000 avvocati. Nello stesso studio si evidenzia quanto questo dato sia parziale, specialmente per quanto riguarda quei lavoratori che non sono contrattualizzati, che non ricevono busta paga e che lavorano totalmente a nero, senza alcuna copertura previdenziale se non quella fornita dalle proprie risorse. Ed arriviamo quindi al punto. Crisi reddituale e in questa fascia che riguarda quasi il 54,4% della categoria, stiamo parlando di quasi 120.000 persone che languono nella fascia reddituale da 0 a 20.000 euro, si annidano i monocommittenti. Lavoratori che non hanno diritti, lavoratori che non hanno garanzie, lavoratori che possono essere espulsi dal mercato, espulsi dallo studio professionale in qualsiasi momento, senza preavviso, senza giusta causa e che sono totalmente alla mercé del loro datore di lavoro. Lavoratori che non hanno una giusta retribuzione, abbiamo dei dati che indicano come questi lavoratori e lavoratrici per moltissime ore di lavoro ricevono anche purtroppo 300-400 euro al mese, il dato peggiora per quanto riguarda le donne avvocate, che nonostante siano di più ormai come numero, purtroppo ricevono dei compensi che sono come sempre più bassi rispetto agli uomini. Questi sono i dati che emergono da questo lavoro. Si tratta di lavoratori e lavoratrici che in molti casi hanno una condizione peggiore rispetto agli impiegati, ma l'assurdo è che hanno gli stessi oneri fiscali e previdenziali dei loro datori di lavoro. È un'anomalia tutta italiana. Perché l'incompatibilità dell'esercizio della professione forense in forma dipendente è un'anomalia che riguarda solo ed esclusivamente l'Italia e solo ed esclusivamente gli avvocati. Perché in tutte le professioni è possibile che un professionista assuma un altro professionista, nell'avvocatura questo non è possibile, cioè un avvocato, una società di avvocati, un'associazione di avvocati, ed in questo sto entrando nella proposta, non può assumere un avvocato sotto la forma di lavoro subordinato. Questo perché? Perché è la legge professionale stessa che impedisce questa assunzione, l'articolo 18, che appunto vieta tassativamente che un lavoratore possa essere assunto, un lavoratore forense possa essere assunto alle dipendenze di un altro avvocato. Qual è la motivazione che viene individuata, assunta per quanto riguarda questo impedimento? È l'indipendenza dell'avvocatura. Tra l'altro, interpretando male questo che è il principio dell'indipendenza, che non deve essere assunto in senso interno, cioè per impedire l'assunzione a tempo indeterminato, ma è un valore da assumere in senso esterno, cioè l'avvocatura deve essere indipendente dai poteri forti, indipendente dai poteri economici. Questo è il passaggio, ma non significa che l'avvocato deve essere indipendente nel senso che non può essere assunto alle dipendenze di un altro avvocato. Ecco. Questo è il passaggio su cui agisce questa proposta di legge rivoluzionaria proprio per questo, anche per la sua semplicità, perché semplicemente interpreta quella che è la verità, quello che accade negli studi professionali, cioè prevedere un'altra possibilità, cioè prevedere un'eccezione al regime di incompatibilità e rendere possibile che un avvocato
e sottolineo un avvocato, una società di avvocati o un'associazione di avvocati possa assumere le proprie dipendenze un avvocato o un'avvocata, garantendole quelli che sono i diritti base e aprendo le porte finalmente alla contrattazione collettiva, che è quella che più di ogni altro strumento riesce a garantire un avanzamento dei diritti sociali, dei diritti lavorativi di queste persone. Questo è quello che si cerca di fare con questa proposta di legge, che ha avuto il merito, ed è la quarta volta che la presentiamo, quindi onore innanzitutto a noi che stiamo resistendo e che stiamo insistendo su questo tema, perché ha rilanciato la monocommittenza non soltanto all'interno del mondo forense, ma all'interno del mondo delle professioni. Lo sfruttamento del lavoro negli studi non riguarda soltanto gli studi legali, riguarda tutto il mondo delle professioni, riguarda geometri, riguarda ingegneri, riguarda architetti, riguarda tutto il mondo delle professioni intellettuali. Ecco, rilanciare il tema della monocommittenza all'interno del mondo professionale forense significa rilanciarlo all'interno del mondo di tutte quante le professioni, perché queste situazioni purtroppo sono estremamente diffuse. È ancora più importante questa conferenza stampa perché siamo alle porte del Congresso nazionale forense, laddove presenteremo un'altra mozione a sostegno di questa proposta di legge e cercheremo ancora una volta di sensibilizzare quello che è la nostra categoria su questo tema. L'altro vantaggio, l'altro aspetto importante di questa proposta è che è una proposta aperta. Quello che abbiamo detto è non soltanto agire prevedendo un'eccezione al regime dell'incompatibilità, ma abbiamo aperto un dibattito lasciandolo aperto appunto a quelle che possono essere altre considerazioni, quelle che possono essere i valori e gli elementi che possono emergere dal dibattito parlamentare. Infatti gli ulteriori articoli prevedono una delega al governo sia per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, adesso ci arriviamo, sia per quanto riguarda l'individuazione degli elementi più caratteristici del contratto che stiamo immaginando. Certamente questa proposta risolverebbe la questione dell'incompatibilità, ma ne apre altri. Mi riferisco in particolar modo alla questione previdenziale. Gli avvocati versano i contributi previdenziali alla cassa di previdenza, si potrebbe passare all'INPS, un dibattito che potrebbe anche svilupparsi. Per quanto riguarda questa faccenda, l'importante è che il peso previdenziale, così come accade per qualsiasi altro lavoratore o lavoratrice, sia ripartito tra lavoratore e datore di lavoro nella misura di un terzo o di 2/3. Gli altri aspetti sono poi demandati al dibattito che speriamo possa scaturire nelle aule parlamentari e speriamo che questa proposta di legge possa accogliere quanti più consensi e soprattutto quanto più sostegno da parte delle altre forze politiche. Chiudo ringraziandoti ancora per tutto il sostegno che ci hai dato e che hai dato a queste fasce di lavoratori che vivono veramente in una situazione di particolare difficoltà, perché non soltanto sono sfruttati sul lavoro, non soltanto non hanno diritti, non hanno garanzie, ma soffrono in particolar modo la crisi reddituale. Si tratta di figure e di lavori in cui ci sono tutti gli indici individuati dalla giurisprudenza che identificano il lavoro subordinato. Ci sono tutte, dalla soggezione al potere disciplinare gerarchico del datore di lavoro, a tutti quanti gli altri elementi. L'unica cosa che manca, anzi, le uniche cose che mancano sempre o quasi sempre, sono il contratto e la giusta retribuzione. Quindi su questi temi è fondamentale la nostra azione, quindi per questo è ancora più importante quello che stiamo ancora cercando di fare insieme. Quindi grazie e cerchiamo di resistere e andare avanti su questi temi. Grazie a te Cosimo, anche perché hai fatto bene a ricordare il tema della giusta retribuzione. Fatemi dire, a maggior ragione a questo governo che ha voluto calendarizzare con urgenza per la prima volta nella storia della Repubblica una proposta firmata da quella che è diventata immediatamente dopo, ed era ovviamente così perché non poteva non andare così avendo lei vinto le elezioni, ovvero la proposta di Giorgia Meloni sull'equo compenso. Peccato che anche qui, lo voglio dire con chiarezza, non è che può valere solo per qualcuno l'equo Certo. compenso rispetto alla grande committenza, se poi questo, magari questo grande avvocato si rivale appunto su giovani professionisti o anche meno giovani, donne soprattutto. Tutto, come testimoniava l'intervento di Cosimo, non facendo valere appunto né una giusta retribuzione né, fatemi dire, un equo compenso. Allora è evidente, noi l'abbiamo anche detto, che invece dobbiamo tutti, io credo, lavorare nell'interesse, ripeto, di togliere, eliminare quella zona grigia che sta intorno alla monocommittenza. Hai fatto molto bene a ricordare come questo sia un tema che tocca naturalmente tutto il lavoro professionale. Grazie. Darei la parola ovviamente a Danilo Lelli della Fillcam CGIL. Sì, grazie a tutti e a tutte per l'opportunità che ci date di continuare a ragionare di questo tema. Noi come categoria,
insieme alla Confederazione, insieme ad Apica, è da tanto tempo che ci occupiamo di questo tema delle professioni, del lavoro autonomo, e in questo percorso abbiamo incontrato tante competenze, tanta volontà di affermazione, ma abbiamo incontrato anche tante fragilità. Tempo fa un giovane praticante di studio mi disse: Danilo, io la mattina mi maschero perché il vestito che indosso costa più di quanto guadagno in un mese. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere, no? Rispetto alla condizione dei giovani che lo diciamo sempre, sono un pezzo di futuro di questo paese, poi nelle professioni, insomma, come dicevo. E quindi va sostenuta, è giusto che continuiamo ad occupare questo spazio, e qui ringraziamo l'onorevole Gribaudo che ancora una volta ci consente e porta nel posto giusto questa istanza con questa proposta di legge che va nella direzione giusta, e noi siamo, per quello che ci riguarda, impegnati a sostenerlo. In questo percorso abbiamo incontrato MGA, insomma la vostra volontà, il vostro impegno per noi è un elemento di serenità in questa discussione, e per questo vi ringraziamo. Bisogna andare avanti, non bisogna mollare, perché il tema esiste. C'è anche tanta retorica in questo mondo, superata, perché abbiamo fatto discussione a volte con gli ordini, dove ricordo una volta, proprio in occasione della presentazione di questa legge nell'altra legislatura, intervenne un avvocato un po' più anziano, e un giovane praticante gli disse: no, il problema è che io guadagno 400 euro al mese. Cioè, no, quindi va rotto, questi equilibri vecchi vanno rotti, quindi questa cosa sta proprio lì, occupa uno spazio importante. Poi c'è da fare un altro lavoro, e questo è il senso un po' della nostra partecipazione a questa discussione, che è il contratto di lavoro, perché una volta che si arriverà, ci auguriamo ad ottenere un risultato, poi questa idea dell'avvocato dipendente va riconosciuta e va rappresentata nella sede propria, che è il contratto di lavoro. E quindi noi chiederemo alla nostra controparte, Confprofessioni, chiederemo agli altri sindacati che con noi hanno la titolarità contrattuale, di trovare il posto giusto all'avvocato dipendente nel contratto, anche provare magari a fare una regolamentazione del lavoro in monocommittenza. Quindi noi raccogliamo ancora una volta questa sfida e metteremo a disposizione insomma tutto quello che possiamo fare per portare avanti questa vera e propria battaglia di civiltà in questo paese, perché diciamo che i giovani vanno via e si impedisce che i giovani vadano via, riconoscendoli per quello che sono, per la voglia che hanno di impegnarsi e di dare un contributo alla crescita del paese. Grazie. Ora chiedo naturalmente anche a Federica Cocchi, con cui un po' di ragionamenti l'abbiamo fatto in questi anni sul lavoro autonomo, che è presidentessa di Apica, e anche a lei di intervenire. Grazie. Grazie. Allora io intanto voglio dire che trovo questo momento e questo spazio più che mai necessario. Penso sempre di più che non esistono momenti utili o meno utili, esistono momenti e spazi necessari, e questo lo è. E anche il lavoro che tu per prima, Chiara, stai facendo e per cui ti ringraziamo e ti ringrazio in prima persona è essenziale per non mollare neanche di un centimetro su un tema che è quello della dignità del lavoro per qualsiasi persona che lavora, qualsiasi sia la forma e anche la tipologia di lavoro che fa. Quindi stare qui insieme a questo tavolo anche con MGA, la cui battaglia, diciamo, è la sua per natura, ma che noi abbiamo sposato fin da subito, anche quando come Confederazione avevamo al nostro interno la consultazione delle professioni, che oggi non è sparita ma appunto è diventata un pezzo di Apica, proprio per fare di questo lavoro anche su questi professionisti un lavoro che porti poi a dei risultati sempre più concreti in una rete di alleanze che noi riteniamo necessaria e fondamentale per portare a casa dei risultati concreti. Condivido molto l'idea che si tratta di parlare di lavoro e lo ribadisco, si tratta di parlare di diritti
diritti per questi lavoratori e queste lavoratrici. Diceva bene Cosimo quando parlava di sfruttamento del lavoro, ecco, è un esempio concreto di come non abbia una sola faccia lo sfruttamento del lavoro, ed è bene che ci sia sempre di più una consapevolezza, perché il mercato del lavoro è cambiato totalmente, si è modificato, il lavoro autonomo da un lato ha assunto una sempre maggiore centralità, ma dall'altro, come dire, emerge che anche il lavoro autonomo e anche le forme di lavoro autonomo che tali non sono, come spesso succede in questo caso che noi stiamo vedendo in specifico, ha bisogno di regolamentazione e tutela, ha bisogno di un compenso dignitoso e ha bisogno che vengano, come dire, anche previsti tutti quegli elementi e quei paletti legati agli altri elementi della tutela sociale, come la previdenza obbligatoria, come parliamo di donne, garanzie in caso di maternità, così come l'estensione dei congedi parentali, che quindi significa parlare poi di parità di genere e non soltanto quindi delle donne. Quindi ecco, io non voglio farla lunga, voglio dire che noi ci siamo, ribadiamo il nostro impegno forte e ci impegneremo per appoggiare la ripresa di questa proposta di legge, di questa modifica all'articolo 19 della legge 247 del 2012, e riteniamo che bisogna lavorare insieme e produrre dei risultati concreti per rispondere alle esigenze che come dire, sono sempre di più sotto l'occhio di tutti, di questi lavoratori e queste lavoratrici. Grazie anche a Federica. Se volete aggiungere altro, se ci sono eventuali domande, altrimenti riprendo solo le ultime considerazioni, diciamo, del fatto che questa sia una proposta aperta. Credo che sia importante perché, come noto, andrà a cambiare anche il tema delle casse, sappiamo che questo è un elemento sensibile e anche per questo però ci tengo a sottolinearlo, la scrittura di questa norma, che è semplice, perché definire cos'è monocommittente, definire cosa non lo è abbastanza semplice, i criteri sono facili. Dall'altro lato è altrettanto evidente che la volontà è quella di ragionare con tutte le parti che hanno una responsabilità: cassa forense, naturalmente il governo in carica, se avrà, diciamo, il piacere di ascoltare e magari di calendarizzare. Siamo pronti e volenterosi davvero noi di discutere, non di decidere sulle teste di tutti, ma certamente sì di discutere di quello che serve, ripeto, a milioni ormai quasi di lavoratori e lavoratrici che vivono in una condizione di povertà, pur avendo un'alta formazione, un'alta qualificazione, ma appunto in questo caso dei compensi da fame. Sappiamo benissimo quanto in questo momento, lo dico ovviamente in questo caso, la scorsa settimana abbiamo avuto invece l'affossamento del salario minimo con questa delega in bianco non chiara. Dall'altro lato c'è stata, vi ripeto, quella norma sull'equo compenso. C'è un pezzo che manca in questa discussione ed è esattamente il pezzo di cui volevamo parlarvi questa sera. Naturalmente avremo bisogno, vi auguro buon congresso e che ci sia l'opportunità di far vivere nel paese questa attenzione, perché è evidente che magari come dire, lo spirito di conservazione nelle istituzioni, soprattutto di impostazioni novecentesche, sia nel mercato del lavoro che nella concezione delle professioni, è elevatissima, diciamo. Ma il nostro compito, io credo, anche delle generazioni più giovani che stanno in questa aula, che è la casa del popolo e di chi dovrebbe rappresentare il popolo, non può non tener conto dei cambiamenti avvenuti, ripeto, già abbondantemente avvenuti nella società e nel mondo del lavoro. Quindi grazie davvero per il prezioso lavoro che avete fatto e naturalmente per quel che mi riguarda continuerò a fare il possibile, naturalmente con speriamo raccoglieremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, insomma, anche la richiesta di adesione a questa presentazione della norma. Io auspicavo che naturalmente il dibattito riprendesse da dove si era lasciato, ma invece abbiamo dovuto ricominciare l'iter formale e quindi, diciamo, vedremo anche chi in questa battaglia deciderà di sostenerla mettendoci appunto anche la faccia come noi abbiamo sempre fatto, e buona resistenza a tutti noi. Grazie.